Questo è un libro che nasce come idea, grazie anche al mio editor, Alessandro Rivali, che mi ha dato uno spunto parlando un pomeriggio davanti a un caffè di un libro del genere. Dicevo, avevo in mente ben chiare alcune copie di grandi amici scrittori, in particolare scrittori anche a me molto cari, come Tolkien e Lewis, Chesterton e Belloc. Ma poi lavorando su questo libro, andando a ricercare altre coppie di scrittori, mi sono trovato di fronte davvero a un numero notevole di amicizie di questo genere. Amicizie che hanno portato poi anche magari ad un'influenza reciproca di questi scrittori, con anche maturazione reciproca del proprio talento, della propria arte. E così, strada facendo, mi sono imbattuto in queste altre coppie di amici, alcuni già li conoscevo, per qualche caso è stata anche una sorpresa. Non mi immaginavo dell'amicizia profonda, grande, autentica tra Dino Buzzati e Gaetano Feltra, due grandi firme del giornalismo italiano del Novecento. Buzzati, grande scrittore, ma Feltra magari meno importante, ma grandi, grandi amici oltre che colleghi. Questo libro è un libro che devo dire mi sono anche divertito a fare, cioè mi sono divertito nel leggere tutto quello che mi è servito per prepararlo. È stato abbastanza faticoso e impegnativo, però devo dire che ogni personaggio che prendevo in considerazione, mi veniva anche una gran voglia di leggere. Questo libro mi ha suscitato voglia di leggere di più di quello che già, come dire, conoscevo di questi autori. Ad esempio, anche quando mi sono dedicato a Hemingway e Scott Fitzgerald. Sicuramente da giovane ho letto molto Hemingway, meno Scott Fitzgerald, e mi è venuta una gran voglia di leggere Scott Fitzgerald, cosa che ho fatto. Questo magari ha ritardato un po' i tempi di preparazione del libro, però credo che alla fine il risultato sia stato positivo, perché anche molti lettori mi hanno detto che leggendo il mio libro, gli è venuta voglia di leggere appunto di questi altri scrittori. Poi ci sono anche, come dire, amicizie molto, molto spesso sono ovviamente tra connazionali, no? Americani, italiani. C'è un'amicizia famosa, ecco, era una di quelle che fin dall'inizio avevo pensato, quando appunto l'amico Alessandro mi aveva proposto l'idea, che era quella celebre tra Italo Svevo e James Joyce, no? Un italiano, un triestino come Svevo, tra l'altro un uomo di ponte tra due culture diverse, quella italiana, latina e quella di aria germanica. Quando Svevo nasce è ancora austriaco, così come peraltro quando Joyce nasce è ancora inglese, britannico, anche se era di fatto irlandese. Quindi anche questo tipo di amicizie che andavano oltre magari barriere linguistiche, culturali, etniche, sono state un elemento molto stimolante per me nel lavorare a questo libro. Poi alla fine, in tutte queste vicende fa da sfondo appunto l'amicizia, questo sentimento, dicevo all'inizio, spontaneo, umanissimo, ma non sempre, come dire, un sentimento facile anche da vivere. Non è il rapporto di due sposi, ma è un rapporto assolutamente gratuito, no? Può anche finire, e alcune delle storie che racconto nel mio libro sono anche storie che qualche volta sono anche finite con allontanamenti, con raffreddamenti dei rapporti. In ogni caso, davvero direi che da tutto questo ne esce il quadro di uno dei sentimenti più importanti del vivere umano. E lo diceva anche un colosso della letteratura come William Shakespeare nel Riccardo II, che diceva: "In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici". Ecco, io credo anche che l'interesse che questo libro sta suscitando è proprio perché forse di amicizia ne abbiamo, e di amici ne abbiamo tutti davvero un grande bisogno.